Beh, voglio dire un po' di cose, come al solito. Ribadisco le stesse cose perché sembra che la gente non capisca, alcuni non capiscono perché, se, ripeto, l'ho detto tante volte, ma se io dico queste stupidaggini, perché? E sono visto, perché ho tanti abbonati rispetto alla media degli oculisti, la media, con qualche eccezione, ovviamente. Uno, quando io parlo ci penso, cerco di non dire stupidaggini buttate là che poi qualcuno può confutare e prendermi in giro. È ovvio che ci sono persone che hanno più abbonati di me, però moltissimi di questi che mettono i video su quella Club Italia, alcuni anche che hanno scritto metodi, che insegnano, hanno molti meno abbonati di me. E questo è un fatto. Se mi dite che non è vero, vado a dire nomi e cognomi, non so se vi conviene. Prima cosa. E non mi dite che oh, è un fatto, non è che io dico basta aprire, dico nome e cognome, andate, può essere uno più, uno meno, certo se andate a aprire fra 2 anni è ovvio che saranno di più, spero per loro, ma sempre saranno di più anche per me. Io ho ricevuto una sfida dal signor Uculiano Brunner dicendo che avrebbe avuto più abbonati di me, che mi ha detto pure che mi ha segnalato, e va bene. Andate a vedere quello che ha scritto di me, poi vedete se lui poteva segnalarmi. Però la sta perdendo. Allora, se io avessi lanciato una sfida a una persona e dopo mesi, io l'avrei detto. Come dico che c'è gente che è più abbonati di me, ma non ci vuole molto ad ammettere quello che sta nei numeri. Ok? Mi ha lanciato una sfida, questa sfida è caduta così. Ha detto che avrebbe avuto più abbonati di me. Beh, non mi sembra che stanno andando così le cose per lui. Avendo ciò detto, io trovo che l'importante è non dover piacere necessariamente a talune persone per il proprio ego personale. Quando fate una cosa che vi piace e la fate bene, è una soddisfazione in sé. Ci potrà essere a breve termine che avete in mente, più non mi piace, soprattutto se parlate di politica e non parlate male di Salvini e abbracciate il pensiero unico pro-europeista e pro-globalista. Ovviamente io non faccio ciò. È ovvio che ci sono troll online messi in giro, sono molto attivi per dimostrare che c'è qualcuno attivo su questo fronte quando la maggior parte delle persone non la pensa così. Andate a vedere i mi piace e non mi piace sui video che parlano di queste cose. È ovvio che qualcuno ce l'ha con me, ma sono pure troppi, pochi non mi piace rispetto a quello che dico e affermo sia sul fronte musicale, oculistico, sia sul fronte politico. E poi ci ho pensato parecchio, ho detto scarma, se c'è gente che mi mette non mi piace a priori perché dico alcune opinioni politiche, col tempo ci sarà qualche persona che a sua volta potrà mettermi mi piace perché apprezza le mie opinioni politiche e come uno che non ci capisce un cazzo a priori mette non mi piace perché gli sto sul cazzo, sarà controbilanciato da qualcuno che mi mette piace a priori perché gli sto simpatico. Non mi interessa questa cosa qui. Io posso dire le più grandi cazzate politiche. O posso dire le cose più intelligenti politiche, ma quando suono e canto mi devi giudicare come suono e canto. Faccio un esempio. Allora, se io giudico un quadro fatto da Hitler, che Hitler faceva anche gli acquarelli, adesso non è che lo vedo. No, l'ha fatto Hitler, allora devo dire che è una cosa schifosa a priori. No! C'è questo ministro delle finanze che suona la chitarra, ho visto, sì, la suona bene, per quello che vedo, ma non da quello giudico come ministro, cioè, sono due cose, io ragiono così, cioè cerco di essere in buona fede. Se uno di questi che mi rompe i coglioni fa un video dove veramente canta bene, suona bene, e tu, la tu, con una pronuncia, io sono il primo ad ammetterlo, che io mi gioco la mia reputazione su quello che dico, però
Perché la gente vede in fondo, nonostante tutto, vede i miei video, anche quando parlo? Perché sa che io non sto lì a dire oh, qual è l'Italia, è così. No, no, io argomento. Se un giorno Ukulele Italia si liberasse da influenze di negozi, di produttori di corde o di ukulele, e non desse per scontato che tutte le persone che stanno là devono parlare per forza bene di quelle corde o di quel negozio, e diventasse una zona neutra e cominciasse a lasciare i video rappresentativi di un certo livello di ukulele, e non dico i miei perché i miei non sono rappresentativi di un certo livello di ukulele, ma neanche il 90% di quello che viene pubblicato lì, anzi, e qui lo dico perché lo penso, moltissima di quella roba che viene pubblicata lì è robaccia che non avvicina la gente al mondo dell'ukulele. Ok? È chiaro? Un conto è essere amici e un conto è postare cose che non sono interessanti. Tu hai il tuo canale. Ok, posta nel tuo canale, nessuno ti dice niente, a meno che non affermi prima di postarla che quella è una grande opera d'arte e una pietra miliare della storia dell'ukulele, allora vabbè, ti pigliano per il culo. Ma la saga del dilettante non credo che è il fine di un gruppo. Un fine di un gruppo serio è ovviamente ci sono tante tipologie di gruppi, ma per non saper leggere né scrivere e dimostrare cose interessanti che la gente normalmente non trova, farle scoprire e generare un dibattito in cui le persone che ne capiscono di più riescono a essere più presenti. Ma ci vuole anche una costruzione di gente che è in grado di capirlo. Quindi purtroppo è un circolo vizioso o virtuoso. Bisognerebbe azzerare tutto e prima di tutto un gruppo ha un nome. Il nome deve corrispondere a quello che è il gruppo. Cioè, raga, se c'è scritto Italia e il 30% di quello non ha niente a che fare con l'Italia, già partiamo col piede sbagliato, ok? Non si censura niente, ma come fai tu, gestore del gruppo, a dire nella cosa che sempre nel rispetto di tutti, e poi dire che come fai a applicare il rispetto di tutti se poi non puoi censurare quello che il rispetto non è, sia nei miei confronti, sia nei confronti di Salvini con un film, e dire ma in fondo non la. Allora, voi nel momento che avete un gruppo, il gruppo va gestito, se no non è un gruppo, è una bacheca. Allora, bacheca Italia ukulele, ma anche nella bacheca non ci sono una bacheca a Roma annunci perché vende una cosa a Milano, ok? Volete farlo così? Fatelo così, non so a chi può interessare, a tutti quelli che vogliono mettere un proprio video che non vedrà nessuno perché ognuno mette il proprio e nessuno vede quello degli altri, anche perché quando apri 1, 2, 3, sempre questo che strimpella l'ukulele in prime posizioni e canta male, parliamoci chiaro, io non so cantare, va bene? Goodbye, Joe, me gotta go, oh me, oh my, oh, me gotta go, pull the pirogue down the bayou, ma evo. Poi andate a vedere i miei video, adesso sto suonando, sto cantando a cappella. Quindi, ovviamente che questa balla che io non so cantare e non suonare non può durare molto. Perché? Perché al contrario di altre persone che si creano grandi suonatori e quindi si adagiano sui propri allori perché qualche deficiente gli ha detto che erano bravi. Io quante volte vedo dei video veramente pessimi, bravo, bravo, bravo. Ma abbiate il coraggio di dire la verità. Non siate dei falsi. Perché la gente, ripeto, giudica gli altri in base a amicizia, non amicizia, simpatia, antipatia, perché non si spiega perché delle merde di video ci siano tutti mi piace sotto, non si spiega perché gente che non ne capisce un cazzo di jazz pretende di fare jazz quando non è capace a fare lo straccio di un assolo. Se non fai un cazzo da solo di ukulele, come cazzo stai suonando jazz? Stai accompagnando, eppure non in modo complesso.
Ora dice tu, ma neanche io, però io non vado in giro a mettere i video dove dico che faccio jazz quando non faccio jazz. Lì mi accompagno in stile swing, ma non posso dire propriamente che sono un jazzista sull'ukulele almeno o sulla chitarra. E quindi mi sto zitto e non lo dico. No, pezzo jazz, ma pezzo jazz de che? Copiano solo nota per nota di un altro. Bene, è un esercizio. È un esercizio. Ma tu di jazz non hai capito un cazzo. Cazzo, è che un mese imparo io. 2 minuti di cinese e gli faccio pure bene perché ho un buon orecchio, lo sento, ci passo diverse ore, mi registro, sento l'originale. Ma quello vuol dire sapere il cinese? No, quello vuol dire imparare a pappagallo. Senza un altro tipo di attività sulle scale, sugli accordi, sulla teoria musicale, non vai da nessuna parte. Chiaro? Quindi io nel momento in cui dovessi fare un inizio di jazz, mi prendo un libro, lo studio, se posso mi faccio impostare da qualcuno che comincia a farmi fare cose semplici, non comincia a farmi fare subito 10.000 accordi, 10.000 accordi di passaggio o accordi nona, tredicesima, sedicesima, no, no, no. Prima si parte dalle cose semplici e poi si passa alle cose complicate. Dicesi metodo, cioè strada che porta da una parte all'altra, quello è il senso di metodo. Cosa che io vedo pochissimo in giro, non vedo pochissimo metodo. Vedo persone che dopo 3 giorni, che hanno veramente un senso del ritmo e un suono pessimo, vogliono fare un video. Raga, aspettate 2 o 3 mesi, almeno 2 o 3 mesi, in modo che quello che fate ha senso. Che poi molta di questa gente non ha mai cantato e suonato, dopo 3 giorni prendete di cantare. Vi informo che cantare è come suonare uno strumento musicale, dovete dedicargli tempo e attenzione. Se cantate in una lingua non potete cantare a cazzo di cane, almeno non dovreste cantare a cazzo di cane, purtroppo lo fate, quasi tutti, quando si tratta di lingue che non conosco non giudico, anche se, oddio, se uno canta in giapponese e si sente che c'è l'accento romano potrei giudicare. Quindi, altre cose che ho notato, ecco, questa è una chitarra, e non giudico la chitarra l'antagonista dell'ukulele, anzi, per me l'ukulele è stato, ed è ancora, ma è stato nel senso della chitarra, adesso ormai la chitarra la suono, non benissimo, ma, perché in fondo ancora suono queste, nonostante abbia le elettriche, parecchie, acustiche, perché il mio primo approccio a questo suono è incredibile. C'è una tendenza a calare. Adesso sol diesis perché è intonato mezzo tono sotto. Eccolo qua. Adesso lo metto a sol, in modo che piano piano, calando, ritorna e si stabilizza anche questo. Adesso piano piano calerà. Ci vuole parecchio tempo. L'ho messo ieri, ho fatto un lungo video prima che poi durante il video si è, a sua volta il sol è calato e va suonata, suonata, intonata, suonata, intonata. Quindi ho continuato a usare queste perché in fondo il mio primo approccio agli strumenti a corda è stato con strumenti con le corde in nylon, tanto è vero che ho riattato una chitarra a 3/4 a suonare come un per quinte, perché non avevo nessun, anche un ukulele baritono. Per quanto riguarda il resto, io sempre dicono che io voglio imporre la mia opinione, ma non ho capito, non merita ceppa. Trovatemi un video in cui asserisco, vi consiglio in modo assertivo un paio, un tipo di corde e un tipo di ukulele.
Ho detto sì che l'ukulele duo uku duo della Echo suona meglio del Mailele, ma l'ho pure suonato, ragazzi, non è che l'ho detto così. Ora non c'è stato nessuno che ha sentito come l'ho suonato e ha detto no, guarda, effettivamente il Mailele è superiore. Perché quando sei convinto di una tua opinione, non hai nessun problema a dirla. Chiaro? Chiaro sto fatto. Adesso faccio un po' di cose qui perché vediamo un po', questo sì ce l'ha. Ok. Vediamo un po' se l'ho messo bene perché questi li regolo. Vediamo. Facciamo un po' più corto così per avere. Sì, per suonare in piedi avendo questa inclinazione tipica della chitarra. Allora, qui c'ho, ma non sto usando. Generalmente uso altri sistemi per amplificare se devo amplificarlo. L'altro giorno ho fatto una canzone che era amplificata con il microfono, però ho visto che si può anche suonare senza microfono e quello è il segreto, perché prima il timbro deve essere buono a priori. Non è che posso suonare o cantare solo se c'è il microfono davanti e se faccio tutti i cazzi vari. No, il suono deve uscire piacevole dallo strumento e dalla bocca. Quando partite da questa buona base, poi potete arricchirlo, alterarlo, scolpirlo il suono, ma si parte sempre da materiali primi di qualità. Le corde, adesso l'ho cambiata, erano molto vecchie quelle che c'erano prima, lo strumento, il modo con cui lo suonate, il suono che tirate fuori, e la stessa dicasi della voce. La voce non ve la potete cambiare, ma potete gestirla molto meglio, sia come timbro che come volumi, e poi il bello della voce è che poi dite delle parole, potete dirle in un modo, potete metterci un'emozione, l'emozione che noi sentiamo nella voce, nel parlato. Ecco perché il canto è sempre stato molto 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 popolare, e io consiglio sempre di cantare in una lingua che conoscete, sapere quello che dite, e soprattutto, e non c'è niente di male, per avvicinare le persone. E forse lo farò, è un'idea che mi è venuta adesso. Cambiare le parole di una canzone nella lingua di, cercando eventualmente di mantenere l'argomento. Certe volte si cambia completamente, io trovo ciò eccessivo. Però ovviamente, dati i problemi di ritmo, è ovvio che non posso dire esattamente le stesse cose, perché una lingua può avere più sillabe, oppure quella frase si può dire in un modo diverso, e allora non coinciderebbe. Alcuni uno è portato a cambiare, c'è qualcuno che dice ha visto che devo cambiare, cambio completamente, altri dicono di no. Io sono più per mantenere, per esempio c'è la canzone Ometicos, il Meteco, diciamo nelle varie lingue che ho sentito l'argomento è sempre lo stesso. Ecco, questa è una Steve, è in cedro, è odore di cedro, altre chitarre, questo l'ho messo io, scusate, perché ci schitarro sopra, era anche rovinata proprio perché non c'era. L'ho fatta, ho cambiato qui e qui, sono in osso. Lo strumento me ne ero innamorato perché l'avevo sentito suonare uno dei primi tempi, ho sentito. Ah no, perché l'ho stonato prima. Solo ancora. Solo lo faccio in mezzo questo lavoro.
Sennò vi si stona, vi si rovina la corda. Vabbè, ho bladerato abbastanza. Arrivederci.